Rebellion! Rebellion! Un'altra avventura ti aspetta, eh? Rebellion! Rebellion! Le bionde! Rebellion! Le
Revelio! Revelio! Sono stata molto utile la tua guida pratica. Mi fa piacere esservi. Lumos! Revelio! Che piacere rivederti, mio giovane amico. Lumos. Repara. Revelio!
Lumos! E ora che combini? Revenio! Professore, sono felice di vederla. Lo stesso vale per me. Per fortuna stai bene. Ho udito dell'attacco. Troll a Hogsmeade? I troll erano corazzati. Le armature emanavano un bagliore oscuro, come il collare del drago. Argento Goblin! Ranrok lo ha usato per controllare il drago. Ma come? E perché spedire i troll? Credo fossero lì per me. Ho sentito Ranrok parlare con Victor Rookwood. Ranrok era a Hogsmeade con Rookwood? I troll erano un diversivo ideato da Ranrok affinché Rookwood potesse catturarmi. E ci sarebbe riuscito se Sirona e i clienti dei Tre Manici di Scopa non fossero intervenuti. Una notizia pessima questa. Evidentemente i goblin di Ranrok e i maghi oscuri vogliono ciò che abbiamo trovato in quella camera blindata. A proposito della camera blindata, crede che Ranrok stia collaborando coi goblin della Gringot? No. I goblin della Gringot non sono certo amichevoli, ma non dubito affatto della loro integrità morale. Dopo quel che è successo a quel povero banchiere, oserei dire che i goblin della Gringot non amino Ranrok. Vogliono il medaglione. Ha detto di aver scoperto qualcosa al suo interno. Sì, sì. Ho scoperto un'iscrizione. Quando l'ho letta ad alta voce è apparsa questa mappa. Ingegnoso. È indubbiamente una mappa di Hogwarts, ma non so dove conduca. Conduce alla biblioteca, al reparto proibito per la precisione. E anche un po' oltre. Vedo tracce di magia lì sulla mappa. Sapevo che ci avresti visto qualcosa. Andiamo? Apprezzo il tuo entusiasmo. Anch'io non vedo l'ora di scoprire cosa si cela laggiù, ma... Se la nostra esperienza alla Gringot, per non parlare di ciò che è accaduto a Miriam, mi ha insegnato qualcosa, è che ci troviamo su un sentiero irto di pericoli. Vorrei ti esercitassi un po' con la professoressa Hecate prima di proseguire. Signore, quanto potrà essere pericolosa la biblioteca? Magari cerchiamo solo un libro. Sì, forse. Ma dobbiamo essere pronti a tutto. Torna da me quando avrai migliorato le tue abilità difensive. Informerò la professoressa Hecate del tuo arrivo. Lumos! Riparo! Azzo! Lebbione!
Un'altra avventura ti aspetta? Revelio! Abbiamo Revelio. Una questione di cui discutere. Sono qui per il nuovo incantesimo che voleva insegnarmi, professoressa. Bene. Il professor Fig ha detto che devi completare tutti gli incarichi di magia difensiva con una certa urgenza. Di conseguenza, devi imparare incendio, l'incantesimo del fuoco. È utile per accendere torce, bruciare ragnatele e, se necessario, per difenderci da coloro che vogliono farci del male. Sembra versatile. Assolutamente sì, ma prima di iniziare vorrei che portassi a termine alcuni incarichi. Alcuni ti potrebbero sorprendere, spesso gli studenti sottovalutano, le conosci? Torna da me quando avrai finito. Sai dove trovarmi quando hai finito. A quanto pare il club di bacchette incrociate non è così segreto come si pensa. Penso di sì. Vedremo chi si farà avanti. Lo so, Sebastian, lo so. Ciao, Lucan. Il prossimo round di bacchette incrociate è pronto? Sì, certo. Ho organizzato un incontro grandioso. Vuoi affrontare un altro duello? Sono pronto. Duelliamo. Fantastico. Hai già un partner per il duello? Sì, Sebastian. Cominciamo, allora. Umiliazione in arrivo? Ti chiedo scusa in anticipo. Finite!
Le biote! Bene! Ce l'ho messa tutta. Indubbiamente. Gli altri duellanti si erano già accorti di te, ma dopo quest'ultimo round vogliono davvero farti fuori tutti. Se speri di vincere il prossimo round, o almeno sopravvivere, continua ad allenarti senza sosta. Ti farò sapere appena saremo pronti. A presto. Il prossimo round è quello decisivo. Revelio! Ciao, posso usare il manichino da addestramento? Certamente! Vado a prenderlo e ti do un elenco di combinazioni su cui esercitarti. Te la senti di provarci? Con grandissimo piacere. Assicurati di lanciare tutti i tuoi incantesimi prima che il manichino atterri. Se devi interrompere l'allenamento prima di averli finiti tutti, fammelo sapere. Ottimo! Le biote! Colpo. Le biote. Passo. Ben fatto. Secondo me come allenamento è sufficiente. Te la sei cavata molto bene. Grazie, Lucan. Dico sempre che è meglio scoprire i propri punti deboli in allenamento. E l'incarico è completato. Grazie a te sono fuori dal torneo. Revelio. Spero che il signor Brattleby abbia... Ho completato tutti gli incarichi che mi aveva assegnato. Mi fa piacere. Allora dovresti essere pronto a imparare incendio. Dovrei, professoressa? Già. Ho visto troppi colleghi incauti finire al San Mungo per non sapere che il fuoco è un servitore capriccioso. Sono molto colpita dalla tua abilità con gli incantesimi, ma non perdere la concentrazione. Preferirei che non finissi la lezione odierna con gli abiti in fiamme. Cominciamo. E ricorda, concentrati sui movimenti corretti della bacchetta.
Concentrati e tieni ben salda la bacchetta. Bel lavoro. Incendio! Ci stai arrivando? Continua a esercitarti e non darti fuoco. Incendio! Dare fuoco alle cose ha un effetto decisamente catartico, non trovi? Revelio! Come dico sempre, viaggiare apre la... Ehi, puoi aiutarmi? Ciao, stavi chiamando me? Sì, ho pensato che avendo entrambi la costanza dei Tasso Rosso volessi partecipare a una piccola avventura insieme a me. Per la precisione, si tratta di seguire una mappa. Sempre meglio che combattere contro i troll, no? Ho chiesto anche a Poppy, ma non sono riuscito a separarla. Ho trovato due mappe in giro, entrambe puntano a luoghi di Hogwarts. Seguire una mappa del tesoro di Hogwarts? Ci sto! Meraviglioso! Hogwarts mi affascina! Puoi tenere tutti i tesori che troverai grazie alla mappa. A me basta sapere dove conduce. Da dove dovrei iniziare, secondo te? Dopo aver scorso rapidamente la tua mappa, ti suggerirei di provare vicino all'aula della Hecat. D'accordo.
Se trovo il tempo, le darò un'occhiata. Va bene. Se scopri qualcosa, torna qui da me. Puoi neanche immaginare. Professore, ha tempo per parlare? Ho sempre tempo per i miei studenti. Come posso aiutarti? Se posso chiederglielo, professore. Dunque, ora quanti sono? Già 7 anni. Il tempo vola perché una mente curiosa può... Alcuni dei professori potrebbero pensarla diversamente. Oh beh, a mio parere. Alcuni docenti credono che il duro lavoro e la dedizione siano l'unica chiave per il successo. Se un docente non capisce perché è importante investire energie... Ed è per questo che lei insegna? Precisamente. Cerco di essere quel tipo di professore che avrei voluto avere. Forse questa esperienza ha fatto di lei la persona che è adesso. Se avessi ricevuto... Beh, basta parlare dei miei... Farò del mio meglio, professore. Non c'è di che... Revelio! Revelio! Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Revelio!
Un'altra avventura ti aspetta? Ah, lo scheletro di un rinoceronte. Sono sulla strada giusta. Mi chiedevo se potessi aiutarmi con una piccola... faccenda. Volevi parlarmi? Ovviamente so tutto di te. Hai Grazie mille. Sì, ho vissuto alcune avventure, ma... Darò per scontato che la tua reputazione sia... La professoressa Hecate ci stava insegnando a respingere i mollicci e... Purtroppo il mio ha assunto la forma di un... Puffskin. Oh, sembrano creature innocenti, ma hanno una lingua inquietante. Esatto! Quanto vorrei che gli altri studenti fossero d'accordo con... Per quanto io ritenga che la mia paura dei Puffskin sia fondata, la gente... Mi dispiace. Grazie. Poppy continua a offrirsi di aiutarmi a superare la mia paura, ma... No. Come se non bastasse, stupidamente mi sono lasciato sfuggire che devo essere più coraggioso di quanto gli altri non credano. Il corridoio segreto di erbologia. Sì. Gira voce che l'insegnante di erbologia prima della professoressa Allium conservasse lì delle piante. Dicono che sia completamente in... Speravo che potessi andare lì e recuperare, per esempio, un pezzetto di piante. Che tipi di piante tu... Ah, non ne ho idea. Mai. Se il professore precedente era come lei... Va bene, se sarò in zona... Ottimo, mi faresti davvero un piacere. Se ottieni la prova, vieni... Corridoio segreto di erbologia. Sembra interessante. Ecco la fontana. Mi sto avvicinando. Non riapparse le chiavi di Dedalo. Non sono meravigliose. Questa scala sembra promettente. Revelio! Questo assomiglia al ritratto sulla mappa. Dove sarà il tesoro? Dentro il ritratto era nascosta una porta. Chissà com'è andata la ricerca di Arthur. Lumos! Revelio. Lumos.
Revelio! Lumos! Revelio! Lumos! Revelio! Lumos! Revelio! Incendio! Lumos! Acqua! Leviosa! Incendio! Lumos! Revelio! Lumos! Riapparse le chiavi di Dedalo. Non sono meravigliose? Va tutto bene? Sì, scusa, è che... io sono Nelly, a proposito. Sono euforica perché sono riapparse le chiavi di... Le chiavi di chi? Si dice che una vecchia preside, la professoressa... Il professor Black non le ha mai disincantate e ora ogni pochi anni le chiavi ricompaiono. Prova a prenderne una. E perché mai dovrei farlo? Se riesci a inserire la chiave nell'armadietto giusto, impresa non facile, potresti... Potrei fare un tentativo? Sì, dai! A proposito, ho sentito una delle chiavi nella torre di astronomia. Tieni le orecchie aperte. Prova a seguire almeno qualche chiave. E se riesci ad aprire quegli armadietti, fammi sapere se contengono qualcosa. Hai fatto progressi con la tua mappa del... Ciao, Arthur. Ah, geniale! La mia l'ha rimessa per le barche. Avevo appena trovato il tesoro quando ho visto il preside avvicinarsi. Mi ha cacciato via, ma ho fatto in tempo a prendere un po' di galeoni. Ho trovato quella che credo sia un'autentica uniforme da storico. Ah, che fo...
direi che è andata bene a tutti e due. Vai con il prossimo mistero di Hogwarts. Chissà se vale la pena frugare l'ufficio della Weasley. Magari c'è qualcosa di interessante. Revelio! 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 Questi rampicanti secchi andrebbero bene giusto per accendere il camino. Incendio! Questo deve essere l'ingresso del corridoio segreto di erbologia. Un tranello del diavolo. Pare che qui al buio stia benissimo. Quindi forse non ama la luce. Revelio! Incendio! Pare che il tranello del diavolo fosse qui per proteggere un forziere. Revelio! Incendio! Revelio! Immagino che un pezzetto di quell'enorme tentacola velenosa sarebbe sufficiente a dimostrare il coraggio di Duncan. Revelio! Incendio! Revelio! Incendio!
Revelio! Incendio! Revelio! Incendio! 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 Revelio! Incendio! Revelio! 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 Non hai ancora trovato niente per... Ciao, Duncan. Ho la prova che volevi. Quella è una foglia. Deve essere una tentacula velenosa gigante. Grazie per avermela portata. Figurati. Spero che questo ti aiuterà. Quando la mostrerò a tutti stasera nella sala comune, sicuramente la pianteranno di chiamarmi Puffskin Duncan.
Così Everett capirà quanto è ridicolo quel soprannome. Grazie ancora. Grazie per l'aiuto. Ora nessuno mi chiama più Puffskin Duncan. Leviosa! Faccio! Incendio! Una chiave di Dedalo. Chissà dove potrebbe contenere. Come dico sempre, viaggiare apre la mente. Ecco l'armadietto. Ora come ci infilo questa chiave? Thank you.
Fantastico! Una vecchia moneta. Forse Nelly sa cosa significa. Revenio! Incendio! Ciao, Nelly. Sono riuscito ad aprire una delle serrature. Fantastico! E cosa conteneva l'armadietto? Una specie di strano gettone. Ha il simbolo di una casa. Scommetto che serve ad aprire i forzieri della casa. Io li chiamo così. Ho già individuato quello di Grifondoro e ho sentito che anche nelle altre sale comuni ce n'è uno. Tieni gli occhi aperti. Spero che continuerai. La ricompensa di un lavoro così difficile deve essere sicuramente proporzionale. Devo arrivare alla fine e trovare il forziere. Questo deve essere il mio. Devo arrivare alla fine e trovare il forziere della casa di Tasso Rosso. Thank you.
Revelio! Che piacere rivederti, mio giovane amico. Incendio! Lumos! Revelio! E ora che combini? Ah, eccoti qui. Salve, signore. Sarà lieto di sapere che ho lavorato alle mie abilità difensive con la professoressa Hecat. Ho sentito. Mi ha riferito che te la cavi bene con la bacchetta nuova. Devi continuare a esercitarti con lei e con gli altri professori per migliorare le tue abilità. Detto questo, non voglio rimandare ancora la nostra visita alla biblioteca. Bene. Andiamo avanti? Pig! Ha un lavoro per lei. Venga. Preside, sono con uno studente. Il mio programma... Il suo programma aspetterà, così come anche il suo studente. Dopo tutti i problemi che mi ha causato con Osric, pensavo che sarebbe stato ansioso di rimediare. Nel mio ufficio, tra 5 minuti. Quell'uomo è esasperante. Purtroppo la nostra visita al reparto proibito dovrà aspettare ancora. Ma professore! No, verrò a cercarti una volta assolto agli obblighi. Revelio! Incendio! Revelio! Sebastian ha detto di essersi intrufolato nel reparto proibito. Magari saprà aiutarmi. Incendio! Revelio! Sebastian, eccoti qui. Eccoti qui. Mi avevi promesso di spiegarmi cosa è successo ai tre manici di scopa. Non capita spesso che uno studente attiri l'attenzione di Victor Rookwood. Cosa voleva da te?
Rookwood collabora con Ranrock, che vuole una cosa che ho trovato alla Gringot. Ranrock? E tu quando hai visitato la Gringot? Io e il professor Fig ci siamo finiti dopo l'attacco del drago. Una storia pazzesca. Fig aveva questa passaporta. Una passaporta? Per la Gringot? Non credo di capire. Fidati, neanche io. Ed ero lì. Comunque siamo finiti in una vecchia camera blindata dove c'era una mappa. E quella mappa porta al reparto proibito. Non dirai sul serio? Assolutamente sì. Il professor Fig mi ha ordinato di non parlarne ad anima viva. Probabilmente ho già detto troppo. Capisco. Custodirò il tuo segreto, qualunque esso sia. Grazie, Sebastian. Hai detto che sei abbastanza in gamba da non farti scoprire nel reparto proibito. E lo ripeto, raggiungimi davanti alla biblioteca stanotte. E non dirlo a nessuno. Grazie, Sebastian. Ci vediamo dopo. La vedi? È la porta che dobbiamo raggiungere. E quei fastidiosi dei prefetti non aspettano altro che denunciarci alla Scribner. Quindi non farti vedere da loro, intesi? Sarò un'ombra. Andiamo. Aspetta un momento. C'è una magia che dovresti imparare. L'incantesimo di disillusione. È utile per andare nei posti che ti sono proibiti. Lancialo e improvvisamente sembrerai una semplice illusione ottica. Purché te ne resti a distanza e in silenzio. Vuoi dire che potrò veramente diventare invisibile? Qualcosa del genere. Non è infallibile come un mantello, ma quelli sono costosi, mentre gli incantesimi, beh, quelli sono gratis. Prova. Facciamo piano. Sospetto. Avresti fatto meglio a non incrociare la mia strada. Sarò più silenzioso di un Jobbernol. Chiunque tu sia, farai meglio a tornartene a letto. Starai di fronte combinando qualche guaio in giro per il castello a quest'ora. Fila via! Thank you.
facce. Molto stupido farsi beccare in giro a quest'ora. Lo riferirò al preside. Accidenti, la bibliotecaria è ancora qui. Presto, dietro la libreria. Maledizione. Avevi detto che la bibliotecaria non ci sarebbe stata a quest'ora. Ho detto che di solito non c'è, ma non preoccuparti. Vedi la sua scrivania dietro di me? La chiave è nel cassetto di quella scrivania. Senti cosa faremo. Io creerò un diversivo per farla allontanare. Tu recupera la chiave. Ci vediamo davanti al reparto proibito. Tu la distrai, io prendo la chiave. Ricevuto. Ho detto che ti avrei fatto entrare e lo farò. Fidati, mantengo sempre la mia parola. C'è qualcuno? Pix, sei tu? Per tutti i Tommy, che confusione! Eccola qui, la chiave! No, spero che Pix non sia di nuovo alle prese con le sue malefatte. Non è stato poi così difficile, dopo tutto. Ora devo trovare quel libro. Revelio. Oh, quello è incantato. Ti appare più utile di quel che è. Mi ha già fregato due volte. Mai fidarsi delle apparenze, dico io. Fantasma, non farti vedere.
sei un mortale, farai meglio a tornare indietro. Sarà stato uno dei libri incantati. Quello è incantato. Ti appare più utile di quel che è. Mi ha già fregato due volte. Mai fidarsi delle apparenze, dico io. Fantasma, non farti vedere. Che strazio! Revenio! Oh, quello è incantato. Ti appare più utile di quel che è. Mi ha già fregato due volte. Mai fidarsi delle apparenze. Fantasma, non farti vedere. Via libera. Possiamo camminare. Sarò più silenzioso di un gioco. Rebellio. Sono certa che non ci sia nessuno in giro a quest'ora. Allora, cos'è che stai cercando? Sto cercando una cura per mia sorella gemella, Anne. Così potrà tornare a Hogwarts. Visto che gli altri sembrano averci rinunciato. Perché pensi di trovare la cura nel reparto proibito? La direttrice dell'infermeria di Hogwarts non è niente per aiutare Anne. No. Ho appellato chiunque, dall'infermiera Blaney al San Mungo. Ma posso condurre le ricerche da solo. Non preoccuparti di me ora. Pensiamo a quello che stai cercando tu. Che di preciso. Rebellio. Lo saprò quando lo vedrò. Quando si dice essere criptici. Le piace.
Revelio. Guarda, guarda chi c'è! Sebastian Sallow e compagnia che ficcano il naso dove non dovrebbero. Ai ai ai, ora siete nei guai. Vix, non osare. Faccio la spia. Ah, maledetto Vix. Devo fermarlo, o quantomeno andare dalla bibliotecaria con una buona scusa. Aspetta, non voglio che ti metti nei guai per me. Ci so fare con gli insegnanti quando si tratta di questioni disciplinari. E poi, adoro avere amici in debito con me. Ora va e buona fortuna con la tua ricerca. Dov'è andato quel maledetto poltergeist? Conosco proprio l'incantesimo giusto per riparare quest'armatura. Riparo! Sapevo. Tracce di magia antica. Deve esserci altro da scoprire. Chissà dove conduce. Revelio! Accio! Leviosa! Devo risvegliare quella runa laggiù. Revelio! Ma che sorpresa! Delle guardie pronte a combattere.
Revelio! Revelio! Repara! Revelio! Credo si prosegua di qua, ma per andare dove? Thank you.
Meglio mantenere la lucidità. Revelio! Revelio! Allora era davvero un libro.
Desideravate vedermi, preside Fitzgerald, professor Rackham. Signorina Isidora Morganac, benvenuta. Professor Rookwood, professor Bakar. Mi è giunta voce che tu ti stia ambientando bene qui a Hogwarts. È così. Ne sono lieta. Soprattutto considerando quanto è insolito iniziare dal quinto anno. Si dà il caso che anch'io fui ammesso ad Hogwarts al quinto anno. Non conosco altri casi come il nostro. Signorina Morganac, ieri dopo la lezione mi hai chiesto di quelle belle spirali che vedesti ormai anni or sono quando visitammo il tuo borgo. Vi ho riconosciuti immediatamente. Non so come ringraziarvi per l'aiuto. È stato un piacere. E sì, quel giorno vidi delle spirali di magia ovunque. Mio padre insiste nel dire che devo essermele immaginate, ma a me sembravano reali. Infatti non te le sei immaginate. Percival, il professor Rackham le vede. Ma fino ad ora lui era l'unico. Io non capisco che cosa sono. Si tratta di sospiri, o per meglio dire di tracce, che appaiono solo con una specifica magia antica. Magia antica? Sono in pochi coloro che la sanno usare. In vero, la stessa Hogwarts è un baluardo della magia antica. Quindi, se riesco a vedere questa magia antica, vuol dire che posso usarla? Con la giusta preparazione. Ma non è il caso di avere fretta, signorina Morganac. Prima che io possa addestrarti a una tale magia, devi riuscire a padroneggiare tutto ciò che Hogwarts può offrirti. Una magia del genere può essere dannosa nelle mani sbagliate. Deve essere usata solo da pochi prescelti. Pertanto ti chiediamo di non svelare a nessuno ciò di cui abbiamo parlato oggi. Sebastian! Come? Ancora una volta nel reparto proibito? Pensavo avessi smesso di combinare guai. Evidentemente le punizioni non bastano. Temo proprio che sarò costretta a riferirlo al preside. Ma... Detto questo, tuttavia, Pix mi ha detto che non sei venuto da solo questa sera. Se qualcuno ti ha costretto, ti esorto a dirmelo. Tu sei intelligente. Non sprecare questo dono. Non c'è nessuno. Sono da solo. Oh, Sebastian. Cosa dirà tuo zio adesso?
un'altra avventura ti aspetta, eh?